told me when I was young, don't play with fire because of sun. But we were flames and fell in love. We burned the cities down, down. Siamo con il presidente Pasquale Mozzillo, Poscara di Comprensorio Real. Allora, presidente, prima una piccola disamina sul match appena svolto, 1-0 per i locali, però voi non avete demeritato. No, non posso proprio dire niente sui miei ragazzi perché hanno sudato la maglia, hanno buttato il sangue e hanno fatto una bellissima partita, solo che abbiamo peccato solo un po' di esperienza, ma per il resto non posso lamentarmi di niente. Abbiamo subito, se non sbaglio, uno massimo due tiri in porta. E, complimenti al Comprensorio Casalnuovese che ha saputo approfittare, si è portato i tre punti a casa e adesso è sempre più in alto nella classifica di prima categoria. Allora Pasquale, raccontiamo un po' il tuo lavoro dal punto di vista sociale che state facendo per la città di Frattaminore. Sì, a Frattaminore abbiamo un problema da ormai 5 anni perché noi in 5 anni non abbiamo mai giocato a Frattaminore. Il comune, sia la vecchia che la nuova amministrazione, ci dice sempre la stessa cosa, ci dice che sia giusto il campo, sia giusto, ma noi non vediamo i fatti, sentiamo solo parole. E noi, nonostante ascoltiamo le chiacchiere dei politici, scusatemi lo sfogo, ci impegniamo anche noi stessi, noi calciatori. L'anno scorso, marzo dell'anno scorso, siamo entrati nel campo, l'abbiamo pulito da solo, dalle siringhe infette dei tossicodipendenti, siamo entrati con un trattore. E, un mio amico col trattore è entrato, l'ha pulito, però comunque ci hanno chiuso, ci bloccano
in tutti i modi, e purtroppo non possiamo esprimere al meglio. Non è una scusa, perché penso che con un campo, con la tranquillità, con un progetto solido, con una scuola calcio si possono fare delle belle cose, con più introiti, che in queste categorie sapete meglio di me che sono di vitale importanza. Purtroppo viviamo così, di passione, ci mettiamo tanto cuore, come avete potuto vedere oggi in campo. Questo è quello che io definisco lo spirito frattaminorese. Sì. Ultima cosa, per quanto riguarda appunto l'iniziativa, un libro che hai scritto tu, e diciamo, i proventi, diciamo, vanno per cosa? Allora, io ho scritto questo libro perché, come ben sapete, noi viviamo nella terra dei fuochi, siamo vittime di una terra martoriata purtroppo dai veleni, dai tumori, questa parola che è diventata impronunciabile, che tutti hanno paura di dire. E cosa ho fatto con questo libro? Ho raccontato la storia dell'anno scorso di una squadra di calcio, cioè la mia, che senza soldi è riuscita a vincere la finale playoff, senza i calciatori che non percepivano nemmeno un euro. E l'ho raccontato in questo libro con tutte le peripezie, e il ricavato andrà in beneficenza, cioè una parte andrà, ahimè, perché non sono un presidente facoltoso, io lavo i piatti, lavo i bicchieri, sono un presidente, mi ritengo un presidente umile, e però il ricavato andrà in beneficenza a un reparto di oncologia pediatrica, cioè a un reparto di tumori per i bambini, cioè compreremo giocattoli, videogiochi, queste cose così, che come lo fanno i grandi di Serie A, lo facciamo anche noi i piccoli di prima categoria. Con il presidente Paolo del Comprensorio, allora, dopo una partita tirata, una vittoria veramente importante per la tua squadra. Sì, indubbiamente è una vittoria importante, però volevo un attimino, prima ancora di parlare di calcio, fare i complimenti agli amici di Frattaminore per il loro sociale, prima ancora del calcio. Poi gli faccio i complimenti anche per la squadra che c'hanno, perché non meritano dove stanno. Effettivamente, mi allaccio alle parole sue, non hanno concesso tanto alla nostra squadra, anche se oggi noi eravamo fortemente rimaneggiati. Però detto questo, ci difendiamo, cerchiamo di fare necessità e virtù anche in questi momenti di assoluta emergenza, e quindi una bella vittoria e 3 punti fondamentalmente importanti, in quanto il Napoli Nord aveva vinto ieri. Certo, noi non guardiamo le classifiche degli altri, ma pensiamo a noi, a vincere le nostre partite. La cosa che più ci ha colpito è lo spirito di gruppo. Quello assolutamente fa parte della nostra etica, spirito di gruppo, rispetto e soprattutto rispettare le squadre in campo calcisticamente, perché nulla è per scontato nel pallone, e tu lo sai bene, Chris. Ultima cosa, presidente, allora, si è passata la tempesta, parecchie infortunate, squalifiche, e adesso si ritorna a respirare, la squadra avrà il mister Mele, il ritorno di tanti calciatori indisponibili. Sì, indubbiamente ritorneranno dei calciatori la settimana prossima, però come hai visto abbiamo un espulso a centrocampo che per noi è fondamentale, diciamo così, non tanto calcisticamente tecnico, ma per lo spirito e il sacrificio che ci mette. Però comunque abbiamo altri giocatori all'altezza della situazione. Lui avrà una rosa la settimana prossima meglio da scegliere, ecco. Allora, post gara di Comprensorio Real Frattaminore, siamo col tecnico Mela, allora, una partita molto difficile dal punto di vista tattico e tecnico, però la tua squadra è venuta fuori benissimo. Settimana ci eravamo preparati, sapevamo che questa era una partita importante contro comunque una buona squadra, infatti ancora oggi mi meraviglio come questi gli avversari oggi giochino per la salvezza. Venendo a noi, certo non è facile rinunciare a 7 elementi comunque importanti, però devo dire la verità, chi ha giocato al loro posto ha dato il massimo, e oggi veramente al di là di tutto bisognava mettere in salvadanaio questi 3 punti che per noi sono troppo importanti per il conseguimento della vittoria finale. Per quanto riguarda il proseguo, adesso avrai il ritorno di alcuni elementi importanti dove tu puoi scegliere. Sì, sicuramente un periodo in cui, mica tanto, perché comunque alla fine ho dovuto sostituire Peppe che ha avuto un piccolo risentimento muscolare, e Giannone sarà squalificato perché è stato espulso. Sicuramente non è un brillantissimo periodo, però devo dire la verità, una rosa all'altezza che mi permette di variare di domenica in domenica, e ancora oggi abbiamo dato una dimostrazione che comunque quando vengono tirati al momento opportuno danno il massimo, e quindi la vittoria di oggi va dedicata soprattutto a loro, perché oggi veramente hanno lottato con i denti.